Io penso che abbiamo imboccato la strada giusta perché in pochi mesi abbiamo realizzato una serie di cose estremamente importanti che ci consentiranno quindi di far partire la ricostruzione di Bagnoli e completare le bonifiche. Oggi è stata approvata la transazione giudiziaria tra tutti i soggetti interessati pubblici e questo praticamente libera i suoli da tutti i vincoli che c'erano, consente anche al Comune di Napoli di risparmiare 80 milioni per i quali era stato condannato e fa partire una nuova stagione per Bagnoli. Chiusura dell'accordo transattivo per i contenziosi dell'ex area Eternit, nuova collocazione di Città della Scienza dopo l'incendio del 2013 e bonifiche. Per la prima volta la cabina di regia convocata dal ministro Carfagna si è tenuta nella sede del Comune ed i risultati parlano di azzeramento del debito del Comune per l'annosa vicenda dei suoli di Bagnoli, ma anche della rigenerazione dell'intera zona occidentale di Napoli, dove c'è da portare avanti la bonifica dell'area ex Eternit e la ricostruzione del Museo di Città della Scienza, che la Fondazione IDIS ha proposto di effettuare al posto dell'attuale parcheggio. Questo consente quindi di avere un territorio più libero dal punto di vista giudiziario e quindi più attrattivo per gli investimenti pubblici e privati, soprattutto privati, che dovranno riguardare la rigenerazione urbana di Bagnoli. Dopo anni di lacerazioni e di conflitti tra le varie articolazioni dello Stato che ricordavo prima, finalmente ci si è seduti intorno ad un tavolo, sono state messe da parte le posizioni faziose e si è maturata una decisione veramente orientata dal superiore interesse pubblico della comunità cittadina. E poi le procedure di gara per le bonifiche stanno procedendo in maniera molto rapida, stiamo lavorando anche dal punto di vista tecnico sulla bonifica a mare, quindi mi sembra tutte cose molto positive. E abbiamo anche sbloccato la ricostruzione di Città della Scienza, quindi con una nuova collocazione e con l'indizione di una conferenza dei servizi che ci consentirà di dare i titoli autorizzatori per la partenza dei lavori.